all'interno dei bilanci noi gradualmente già in questo 2020, ma sicuramente definitivamente dal 2021 vedremo tutti gli effetti di questa pronuncia, di questo decreto agosto che il governo ha varato per la città. Naturalmente gli effetti sulla chiusura del debito saranno già in parte visibili con questo bilancio, perché la quota a fondo perduto, attenzione, questo è importante sottolineare, non è un nuovo indebitamento, non è un nuovo prestito, ma è un contributo a fondo perduto che la città riceve per un totale di 200 milioni suddiviso in 150 e 50. Di questo contributo la città di Reggio Calabria, che è capofila, come diceva l'assessore Calabro, che ringrazio, di questo nuovo provvedimento, prenderà una quota che è superiore al 70%.